Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Come puoi vedere, sono sopravvissuto. Non ci speravo neanche più troppo, però finalmente mi è tornata un po' di voce e posso tornare a fare i soliti video un pochino più lunghi con le statistiche un pochino più approfondite. Prima di andare via, fatemi salutare Kevin perché me l'aveva chiesto un paio di settimane fa. Poi ci sono stati questi video, insomma, brevissimi, giusto per darvi i pronostici e non l'avevo fatto, quindi saluto Kevin così mi metto in paro con quello che ho lasciato indietro. Bene, come sono andate le tue scommesse questa settimana? Nel turno infrasettimanale eravamo andati piuttosto bene, 7 esiti su 10 erano risultati esatti. Il fine settimana un passettino indietro, infatti ne ho presi solamente 6 su 10, quindi 4 errori. Qualcosa rivedendo probabilmente avrei potuto intuirla meglio, gestirla meglio, comunque lo sai meglio di me, essendo scommesse. Può succedere sempre di tutto. Proprio questo fine settimana il Real Madrid ha perso in casa al 92esimo senza realizzare neanche un gol. Non succedeva, mi sembra, da 72 partite, 82 partite, un numero assurdo. Cioè, il Real Madrid che non segna praticamente è una cosa impossibile, eppure è successo. Quindi, evidentemente, nel betting tutto può succedere e quindi 6 esiti giusti su 10 ce li facciamo bastare. Però ovviamente questa settimana voglio rifarmi, quindi mi raccomando, lasciami un like anche un po' per motivarmi, per incentivarmi, per dirmi dai, ce la puoi fare. Insomma, lascia un like se poi segui i consigli che do nei miei video. Devo dire una cosa su questa cosa del like, non like, mi sorprende sempre un po' ricevere un non mi piace prima che si giochino le partite. Cioè, io mi aspetterei che uno viene qui e mi scrive non mi piace quando vede che l'ho sbagliate. E quello ci può stare, insomma, no? Ho sbagliato quattro partite, uno magari aveva scelto proprio una di quelle quattro e dice cazzo, non mi piace. Ok. Mi sorprende chi lo dice prima. Cioè, prima, ok, puoi dire non mi piacciono i tuoi pronostici, però se mediamente ne indovino sempre 6, 7, sì, magari ne sbaglio 3, però insomma 7 sono giusti, quindi un po' mi fa sorridere il non mi piace al video. Fortunatamente sono sempre pochissimi, 4, 5, mentre i mi piaci cerchiamo sempre di portarli oltre i 100, quindi vi ringrazio molto dell'apprezzamento e anche il motivo che insomma mi fa divertire a fare questi video e sapere che c'è chi li aspetta e insomma che i pronostici poi tornano utili. Comunque adesso bando alle ciance, prima che mi riva via la voce. Ci vediamo tutto il prossimo turno di campionato di Serie A. Benissimo, eccoci con tutte le partite del settimo turno di campionato di Serie A. La prima è Udinese contro Sampdoria. La Sampdoria si sta rivelando una squadra veramente quadrata, addirittura battuto il Milan domenica scorsa. L'Udinese invece del Neri è a rischio, insomma, non me la sento di dire un 1x2 perché potrebbe succedere un po' di tutto. Vado più tranquillamente sull'esito over 2.5 al 69% di probabilità. Genova-Bologna, un'altra partita con due squadre in questo momento molto differenti. Il Genova non sta andando benissimo, il Bologna ha addirittura vinto a Sassuolo. In questo caso ti consiglio, con il 58% di probabilità, l'esito under. Napoli-Cagliari, ragazzi, Napoli-Cagliari che vi dico è uno scontato. Se vogliamo andare a cercare un esito un pochino più particolare per alzare la quota, ti direi no goal.
Benevento Inter, anche in questo caso secondo me il Benevento non ha proprio le caratteristiche tecniche per affrontare un campionato di Serie A. Finora è proprio stato insieme al Verona due squadre che le vedi e dicono e dici queste non possono giocare in Serie A. Finora è stata così, poi magari si riprenderà, però veramente è una brutta situazione per il Benevento. Quindi secondo me vince l'Inter e poi ti consiglio l'esito under al 65% di probabilità. Chievo-Fiorentina invece è una bella partita e ti ci consiglio l'esito gol al 56%. Lazio-Sassuolo, altra partita tra due squadre molto diverse tra loro. Il Sassuolo non sta andando benissimo, la Lazio invece praticamente vola e quindi l'esito 1 è scontato. Spal-Crotone, questo è un pochino più difficile, però gli voglio dare fiducia alla Spal e quindi ti dico esito 1. Torino-Hellas-Verona, ecco l'ho nominato prima, il Verona è un'altra squadra che fatica a stare in Serie A in questo momento. Mi fa pensare che Cassano nella sua pazzia se ne fosse reso conto. Ha detto, cioè io gioco una stagione con questi, ci prendono a pallonate e quindi lascio perdere. Quindi secondo me uno del Torino è over come probabilità. E poi arriviamo a Milan-Roma, una partita sicuramente non facile per la Roma, che però ha dato risposte importanti. Diciamo che io sarei più da X2 e poi ci aggiungerei l'esito gol. Atalanta-Juventus, altra partita super interessante, anche in questo caso voglio premiare l'Atalanta che comunque sta andando benissimo, provando ad inserire l'esito gol. Non ti dimenticare però che la Juve sì c'ha la Champions, ma l'Atalanta c'ha l'Europa League, quindi non lo so se poi in campionato avranno le forze necessarie, però comunque me la voglio rischiare così e ti dico esito gol. Benissimo, queste erano tutte le partite della settima giornata di campionato. Mi raccomando, se pensi che il video ti sarà utile per le tue schedine, lascia un like, così che la prossima settimana cercheremo di fare un nuovo video pronostico e andare avanti in questa serie di video. Arriviamo, diciamo, a 150 like per questo video della settima giornata. Ti saluto, ci vediamo la prossima settimana, ciao!